Ciao a tutti poracci, visto che stiamo entrando in quella che dovrebbe essere l'ultima settimana di quarantena, anche se il rischio che l'agonia venga prolungata è sempre presente, ho pensato di fare un video dove vi consiglio alcuni dei migliori giochi gratis per affrontare questo periodo di reclusione forzata. Oltre che poracci, so anche che siete dei maledetti nintendari. Nonostante questo, ho cercato di stilare una lista più ampia possibile che possa accontentare tutti i tipi di giocatori, spaziando su quanti più sistemi possibili. Quindi, se apprezzate l'iniziativa, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Aspetto nei commenti qualche bella segnalazione. Iniziamo subito con uno dei titoli più discussi dell'ultimo Nintendo Direct Mini, ovvero ARMS. Il gioco, uscito nel giugno 2017, è un picchiaduro uno contro uno incentrato quasi esclusivamente sulla competizione online. Siccome durante il Direct è stato annunciato che un combattente del suo roster rappresenterà la saga all'interno di Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo ha pensato di riaccendere l'interesse dei giocatori proponendo un periodo gratuito di prova del gioco fino al 6 aprile. Io ho sfruttato l'occasione per dargli un'occhiata e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Se siete incuriositi da questo particolare picchiaduro o semplicemente volete farvi un'idea di chi potrebbe essere il prossimo personaggio DLC di Smash, fate subito un salto sull'eShop e scaricatevi ARMS. Magari ci si becca online. Ora, una piccola segnalazione bonus, sempre sull'eShop troverete la demo di Dragon Quest 11. Ok, non è il gioco completo, ma dura circa 10 ore, che è la durata media di un'esperienza single player al giorno d'oggi. E in più, una volta terminata, potrete portare i salvataggi sul gioco completo se deciderete di acquistarlo. Se siete amanti dei JRPG vecchio stampo o aspettavate una scusa per avvicinarvi alla saga di Dragon Quest, beh, direi che questa è l'occasione perfetta. Quanto sarei un boomer se non consigliassi il titolo del momento. Si sa, i Battle Royale sono il genere più in voga al giorno d'oggi e Call of Duty Warzone è arrivato sul mercato all'improvviso, scatenando un bel trambusto. Dopo l'esperienza di Blackout, la saga di COD ritorna a dire la sua, questa volta proponendo diverse novità. Tra tutte spicca l'aggiunta del Gulag, una sorta di seconda chance data ai giocatori che vengono uccisi sul campo di battaglia. Qui si ritroveranno a dover affrontare uno scontro all'ultimo sangue con un altro avversario, e chi ne uscirà vincitore potrà rientrare sul campo di gioco. Lo shooting arcade, tipico della serie, unito alla frenetica impostazione dei Battle Royale, funziona alla grande, in più il titolo è anche free to play e supporta il cross-platform su PS4, PC e Xbox One. Unica pecca è che il file size del download è gigantesco, sopra i 100 GB, quindi se avete intenzione di provarlo mettete in conto una lunga attesa. Visto che siamo nel territorio delle assuefazioni videoludiche online, a questo punto vi consiglio anche Destiny 2. La serie che ibrida il genere degli MMO a quello degli FPS è il fiore all'occhiello della Bungie post Halo. Il secondo capitolo, uscito nel 2017, ha subito notevoli modifiche nel corso degli anni e dopo un cambio di publisher, dove Activision ha ceduto il passo a Bungie, il gioco ha raggiunto la sua forma finale, quella del free-to-play. In questa versione, per modo di dire, light del gioco, gli utenti hanno accesso a tutto il contenuto base, oltre che ad alcune espansioni. Rimangono acquistabili separatamente Forsaken e Shadowkeep, i due contenuti aggiuntivi più recenti, considerati da Bungie come delle vere e proprie esperienze standalone. Grazie al continuo supporto degli sviluppatori, che hanno ascoltato richieste e lamentele della community, Destiny 2 ha visto risolti tutti i suoi problemi di bilanciamento. Nonostante la sempre fastidiosa presenza di microtransazioni e acquisti in app, Destiny 2 è la conferma delle capacità di Bungie di creare un universo narrativo convincente che va di pari passo a un gameplay di ottima fattura. Passiamo ora su Epic Store, che grazie alla sua politica super aggressiva regala continuamente titoli di ottima fattura. Questa settimana è il turno di World War Z, un'interessante rivisitazione del concept reso famoso da Left 4 Dead 2. Il compito è sempre quello di guidare una squadra di 4 sopravvissuti all'interno di un'apocalisse zombie. Questa volta però grande importanza è stata data agli sciami dei non morti. Se infatti ci sono comunque tipologie uniche di nemici con abilità e attacchi specifici, il vero protagonista è il sistema di Orda, che ricorda un po' Dead Rising, un po' Days Gone. Come se non fosse già abbastanza godurioso impilare cadaveri di zombie che si ammassano furiosamente contro il giocatore, è implementato anche un sistema di smembramento che rende il tutto ancora più splatter e epico. È proprio il caso di dirlo. Il gioco sarà in promozione fino al 2 aprile, il mio consiglio è di aggiungerlo alla libreria e provarlo poi anche in un secondo momento. Così facendo il gioco risulterà di nostro possesso anche dopo lo scadere della promozione. Siccome sono un vero boomer e ai tempi miei non c'erano i Battle Royale e connettersi a internet significava ascoltarsi sta roba qui, ho deciso di consigliarvi un action RPG free to play davvero di ottima fattura.
Path of Exile. L'opera di Grinding Gear Games non solo non ha nulla da invidiare al punto di riferimento del settore, ovvero Diablo, e in particolare il terzo episodio, ma è così denso di contenuti e di idee interessanti di game design che probabilmente lo rendono il migliore esponente della sua categoria. L'impostazione è quella tipica del loot and kill, ma il senso di progressione è garantito da un interessante sistema di build del personaggio basato fortemente sulle abilità passive, caratteristica che dona massima libertà di personalizzazione del proprio avatar, indipendentemente dalla classe di partenza scelta. In più, rispetto al 2013, data della sua prima uscita, Path of Exile è stato continuamente aggiornato con contenuti gratuiti, arrivando ad espandere la sua campagna single player da 3 a 10 atti totali. Ci sono le microtransazioni? Sì, ma non pregiudicano minimamente l'esperienza di gioco. Se siete appassionati del genere e proprio non ne potete più di giocare a Diablo 3 aspettando il quarto capitolo, beh, direi proprio che è il caso di passare a Path of Exile. Chiudo questa mini lista con un gioco che sicuramente pochi di voi conosceranno. Il mio ultimo consiglio è quello di provare Let It Die, interessante ibrido tra un Dark Souls e un roguelike, partorito nel 2016 da quel genio sconclusionato di Suda51. Come tutte le produzioni di Grasshopper Manufactures, ci troviamo di fronte a un gioco imperfetto e pieno di scelte di game design frustranti. E chi ha seguito le mie live stream su Travis Strikes Back ne saprà qualcosa. Ciò nonostante, Let It Die è un titolo carismatico che va provato assolutamente. L'obiettivo è quello di scalare una torre apparsa improvvisamente al centro di Tokyo, dove ogni piano, oltre che essere generato proceduralmente, sarà pieno di nemici che impediranno il nostro avanzamento. L'hack and slash in terza persona si rifà chiaramente alla lezione di From Software, senza però presentare un gameplay ugualmente preciso e rifinito. Il Let It Die del titolo si riferisce al fatto che ogni cosa è sacrificabile, dalle armi, che si rompono con estrema facilità, ai personaggi, la cui morte ci costringerà a ricominciare da capo con le nostre build. Il modello free-to-play purtroppo grava su alcune scelte di game design, che incentivano il giocatore a spendere per poter resuscitare il proprio avatar, e sebbene possa risultare un'esperienza frustrante nel suo complesso, Let It Die sprizza da ogni pixel il carisma tipico delle opere di Goichi Suda, che nella sua stravaganza riesce sempre a sorprendere il giocatore nonostante tutto. E questi poracci erano i miei consigli. Che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti come credete di passare questa, si spera, ultima settimana di quarantena e ditemi se vorreste altri video del genere. Io sono il Poro Michele, a gratis, ciao!